Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo arrivati alla città di Calbarri. Questa notte abbiamo dormito qua in un campeggio. Così ci siamo svegliati presto e stiamo facendo un giretto sulle spiaggette. È davvero molto carino qua, tutto il molo. Sì. E aspettiamo le 8:45 che arrivano i pellicani sulla spiaggia e un volontario che gli dà da mangiare. Magari riusciremo a dargli qualche pisciolino anche noi. Speriamo. Vediamo. Dopodiché andremo al Calbarri National Park. Sì, faremo un paio di percorsi e vedremo quanto è bello. Iniziamo la giornata. Siamo arrivati al Calbarri National Park, prima tappa, Nature Windows. Yeah. La Nature Windows è su un loop di 8 km che non faremo. No, consigliano di iniziarlo se si vuole fare alle 7 del mattino perché fa caldissimo. Sì, ci sono quasi 40 gradi e non c'è acqua potabile, bisogna portarsi l'acqua. Quindi è pieno di mosche. Comprate le retine delle mosche, dobbiamo comprarle anche noi. Quindi niente, saltiamo il loop per andiamo a vedere la Nature Windows. Che sono un chilometro andata di torno. Esatto, dal parcheggio. Andiamo. Ok, andiamo. Alla fine del nostro tour nel Parco Nazionale di Calbarri è molto molto bello e ci sono anche tanti turisti, c'è davvero tanta gente, non tanta gente come diciamo le attrazioni in Italia, però c'è abbastanza, non tanti quante mosche. La parte comunque più turistica è la parte a nord dove c'è il Natural Window, dove magari dovete anche aspettare per fare la foto. Invece la parte sud è meno gettonata. Comunque, nonostante le mosche, è molto bello, ci è davvero piaciuto. Sì. E ne vale la pena. Lo comunque, una giornata è abbastanza per vederlo. Sì, sì, sì. Se volete fare il loop? Se volete fare il loop, no, forse, perché vi impiega un sacco di tempo. Però, se dovete fare il loop, dovete partire alle 7 del mattino, quindi in realtà... Diciamo che un giorno è un po' impegnativo, però... Fino a quando si può arrivare. Esatto, vabbè, comunque grazie a tutti per aver visto questo video. Dal Calbarri vi salutiamo. Ciao ciao.